comincia subito in avanti la Sampdoria ed è Salsano che fin dalle prime battute si mette in buona evidenza. Il colpo di testa di Carambù tenta la combinazione con Maniero, nulla di fatto. La Fiorentina, reduce dalla vittoria di Napoli, prova con Battistuta e con Flachi, che sono le due punte effettive, sopportate da Rui Costa e Robbiati. Ma è la Sampdoria a essere più convincente, ancora Maniero, tocca per Invernizzi, da buona posizione spara alto. E la Fiorentina appare un po' distratta in difesa, in questo caso è Amoruso che si fa togliere il pallone dal debuttante Pesaresi, il quale effettua il traversone da sinistra, in qualche modo rimette in mezzo Carambù, trova il tempo per la deviazione vincente Maniero. 1-0 per la Fiorentina, rivediamo. Vedete Carambù, dopo che Toldo è andato un po' a vuoto, che rimette in mezzo, e Maniero che segna il gol dell'1-0 per la Fiorentina, per la Sampdoria. Molto bravo il portiere della Samp Pagotto in questa uscita, lo rivediamo, ma da sottolineare anche la correttezza di Rui Costa, che non cerca l'impatto con il portiere ma lo salta cavallerescamente. Non tutti fanno così. Eriksson un po' preoccupato, e la Fiorentina difatti sul finire del primo tempo si rende ancora pericolosa, il colpo di testa di Battistuta termina fuori. 1-0 per la Samp al termine del primo tempo, Samp ancora pericolosa in avvio di ripresa con la punizione di Balleri. Poi però è la Fiorentina a rendersi pericolosa, ruba palla sulla destra Battistuta e il suo cross non viene sfruttato a dovere da Flachi. Ancora la Fiorentina in avanti con questa combinazione a favore di Battistuta, che da destra lascia partire un gran tiro e bravo ancora Pagotto a ripiegarsi in angolo. Sul lungo lancio dalle tre vie scatta bene Battistuta, ruba il tempo al diretto avversario, qui rivediamo e vedete che c'è lo strattonamento di Battistuta, calcio di rigore trasformato da Rui Costa, 1-1. La partita diventa decisamente cattiva, anche Schwarz, solitamente corretto, si fa coinvolgere, due entrate molto dure nel giro di un minuto ne provocano l'espulsione per doppia ammonizione. Entrano parecchi uomini da una parte e dall'altra, anche Mancini, sul quale l'arbitro vede questo fallo di Amoruso. Protestano i giocatori della Fiorentina. La punizione è battuta da Mihajlovic, non trattiene Toldo e Invernizzi mette dentro il gol del 2-1. Poi la Fiorentina attacca, ma è naturalmente la Sampa a rendersi pericolosa. Mancini qui batte alto da buona posizione. Ancora l'inesauribile Balleri attende l'inserimento ancora di Mancini nel finale. Batte con buon tempo ma senza la dovuta precisione Mancini, la partita finisce così con la vittoria per 2-1 della Sampdoria, che veniva da due sconfitte, mentre la Fiorentina perde l'occasione per arrampicarsi al secondo posto della classifica.